Primo pensiero è ho messo giù la palla, ho pensato subito a tirare in porta, no? Poi vabbè, quello che è venuto dopo è qualcosa di spettacolare. E poi già in settimana, diciamo, chiunque avesse fatto gol c'era già in testa il pensiero di fare il trenino, no? Sono stato io il fortunato, quindi ci godiamo questo momento e lo dedichiamo ai nostri tifosi. Eh sì, no, l'ho sempre detto che l'unico neo era il gol. Adesso diciamo che è arrivato anche un po' tardi, preferivo farlo anche un po' prima, però ormai ci prendiamo quello che abbiamo realizzato, no? Perché portare il Bari in Serie B era l'obiettivo di tutti quanti. Non era per nulla facile, l'abbiamo fatto, penso, in maniera indimenticabile, no? Ma noi è normale, noi sappiamo quanto è importante per i nostri tifosi e quanto è importante anche per noi, perché comunque non piace a nessuno perdere. Siamo qui, anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo, non vuol dire che dobbiamo mollare, che dobbiamo sbaccare in un certo senso, no? Comunque siamo dei professionisti e quindi ci alleniamo sempre al massimo e cerchiamo di ottenere sempre quello che è la vittoria. E penso che chiunque, anche chi è entrato dopo, chi ha giocato meno magari durante l'anno, ha dato dimostrazione di quanto è forte questo gruppo e quanto è forte questa squadra. Mentalmente siamo stati forti e chiunque gioca, chiunque entra dopo sa che deve dare tutto se stesso, perché comunque ripeto quello che ho detto già prima, siamo qui, ci alleniamo e abbiamo il dovere, no, di dare continuità a quello che abbiamo fatto all'inizio dell'anno. E penso che la nostra forza sia stata questa. È un momento che aspetto da tanti anni. E spero di potermelo godere al massimo e di raggiungere l'obiettivo che sarà l'anno prossimo, no? E poi ci volevo tenere a dedicare anche questo gol al signor Barisano, che ci teneva tanto, no? Ho detto all'andata 1-0 andava bene e glielo dedico adesso, penso che va bene anche 1-0, no? Così, giusto? E un bacio a lui e a tutti quelli che gli sono stati dietro tutto l'anno.